Benvenuti gentili telespettatori, siamo alla postazione Vox Box del Parlamento europeo, siamo nel cuore pulsante dell'Unione europea, del Parlamento europeo, per spiegarvi e portarvi maggiore chiarezza di informazione in merito alle decisioni che vengono assunte dal Parlamento europeo, con evidentemente il supporto sia del Consiglio europeo che della Commissione europea presieduta dal Presidente Barroso. Tra pochi minuti, a 7.24, avremo l'onore di avere ospite l'onorevole Patrizia Toia, che è vicepresidente anche della Commissione ITRE, Industria, Ricerca e Energia. Parleremo di molti temi, cari consumatori, uno su tutti, quello del roaming, perché ci sono molte novità riferite agli stessi consumatori. Tra poco, in 7.24, dal Vox Box in Bruxelles, il Parlamento europeo. Ben ritrovati gentili telespettatori, come abbiamo detto poc'anzi abbiamo con noi un illustre ospite, è un grande piacere avere l'onorevole Patrizia Toia, vicepresidente della commissione ITRE, la dobbiamo spiegare perché questo è il nuovo ruolo, innanzitutto benvenuta. Grazie, grazie. È un grande lavoro quello sulla commissione, perché la commissione industria, ricerca e energia sono quasi dei pilastri, io vorrei prendere in prestito addirittura delle parole usate dal Presidente Barroso, che è il Presidente della Commissione Europea, che dice che probabilmente sono questi i pilastri per una possibile crescita o ripresa dell'Europa. È d'accordo? Sono assolutamente d'accordo, nel senso che tutte le attività e quindi tutte le commissioni parlamentari hanno temi centrali, si pensa ai trasporti, si pensa al bilancio, eccetera. Però diciamo, se soprattutto in questo momento vogliamo focalizzare un po' dove sta il possibile punto di svolta dell'Europa, le cose da fare per cambiare davvero, tutto concorre, però è indubbio che industria, energia e ricerca sono le parole chiave per cercare di voltare pagina, insomma, rispetto alla situazione di stasi, se non di recessione, nella quale molti paesi europei sono ormai come dire, in corsi. Quindi sicuramente è una commissione tra le più forti in questo Parlamento. Senta, la usiamo come dire, piede di porco, mi si consenta questo, perché ha appena incontrato insieme ad altri colleghi il ministro Passera. Che cosa vi ha detto di importante? Ma abbiamo incontrato il ministro Passera su proprio queste due tematiche, tutte quelle della commissione ITRE, industria, ricerca e energia, e quelle della trasporti. Abbiamo fatto un po' un lavoro, e per fortuna che adesso si fa, col governo italiano per raccordare posizioni del governo, posizioni del Parlamento e poi della Commissione, in modo che su grandi dossier di interesse del nostro Paese che sono nell'agenda europea, anche noi deputati italiani come dire, sappiamo qual è l'interesse europeo e qual è anche l'interesse italiano, ci confrontiamo. Nota un'attenzione diversa da parte del governo, cioè, allargato le mani, che cosa si... No, fra l'altro lei è stato, lo ricordiamo, un ministro delle politiche comunitarie. Sì. Quindi... Io dico che io sono qui da 7 anni, insomma gli ultimi anni sono stati un po' una sofferenza, perché la latitanza dell'Italia dal punto di vista del governo, e parlo solo di latitanza, insomma, era una debolezza per noi, perché quando non c'è una costanza di presenza, di proposte, è un paese che non c'è. Allora, noi parlamentari di tutte le aree politiche lavoriamo bene, anche bene insieme qui, però quando non c'è una delle istituzioni europee, l'equilibrio, e quindi l'Italia era mal considerata, incideva molto poco sulle scelte, non aveva una voce dal punto di vista del governo. Dal punto di vista del Parlamento no, la della reputazione italiana, ripeto, di tutte le aree politiche, è una reputazione che ha parlamentari molto attivi, molto conosciuti e molto validi. Quindi da questo punto di vista lavoriamo parecchio e siamo stimati nel Parlamento europeo. Onorevole Toia, è un momento, come lei sa, insomma tutti lo sanno, lo avvertono, di grande tensione appunto sull'Europa, mai come in questo momento è necessario che 27, poi diventeranno 28 paesi dell'Unione Europea, mostrino non tanto muscoli forti quanto un tono generale importante e soprattutto coeso. Lei che in un intervento ha detto testualmente ci vorrebbe ancora un'Europa motore di sviluppo, e mi è piaciuta moltissimo questa frase, un'Europa di rigore per lo sviluppo. Ma che cosa significa nella sua idea? La mia idea è quella che il mio gruppo, che è quello dei socialisti e democratici, dove il PD è entrato portando appunto la componente democratica, il mio gruppo da tempo si batte su questo. Cioè, l'Europa
oggi lo dicono tutti, vorrei ricordare chi l'ha detto per tempo, ma basterebbe che adesso che lo diciamo tutti lo facciamo. L'Europa ha risposto alla crisi mondiale e poi anche europea che dal 2008 si è scatenata, finanziaria, economico, monetaria. Nella fase più acuta anche. Esatto, perché adesso sono venuti tutti questi nodi al pettine e non è più solo finanziaria, ma è dei bilanci pubblici, ma a seguito non dei conti pubblici, a seguito delle speculazioni finanziarie, lì è saltato la tenuta dei bilanci, è diventata produttiva, non abbiamo più crescita, è diventata occupazionale ed è sotto gli occhi di tutti il disastro. Allora, l'Europa ha risposto solo mettendo i conti in ordine, che è una parte importante, ma è un punto, il rigore è per la crescita. Scusate, succede in questo Parlamento dove c'è un'aria molto, molto forte. Il rigore è per fare crescita, perché se il rigore è solo per se stesso, non solo non fa crescita, ma impedisce che ci sia. Noi da tempo diciamo questo, se l'Europa, che giustamente pone l'accento sull'austerità, sul rigore, sui bilanci in ordine, non dice che tutto questo serve per crescere e che bisogna investire lì nella crescita, trovare una soluzione al debito, ma perché per esempio non accettare la proposta fatta dal nostro ex ministro Visco, ma anche, tanto per assicurare tutti, dal ministro delle finanze tedesco Schäuble, di creare una specie di bad company, cioè di trovare una soluzione, perché questo grande debito che grava sui bilanci pubblici e che diventa l'oggetto della speculazione, perché il debito cosa porta? Porta uno Stato a emettere titoli pubblici per coprire il suo debito, no? Alle varie scadenze. Questo lo espone a una speculazione, anche a un attacco speculativo. Allora, se gli Stati dell'Europa dicessero benissimo, troviamo una soluzione intermedia che viene garantita dall'Europa, alleggeriamo un po' questo carico che è il rientro dal debito, che è un carico pesante, non per tornare a fare le cicale, ma per dire che un po' di risorse non devono andare solo al ripiano del debito, ma devono andare all'investimento produttivo, quello serio, quello che porta occupazione, tanto che porta sviluppo. Allora, adesso lo dice Hollande, mi scusi, io vedo tanta gente anche... Lei per la revisione del fiscal impact? Sono perché il fiscal compact sia anche, ormai è stato fatto, è parzialissimo, da solo è deleterio. Io penso che si possa anche approvare, come tanti paesi dicono, ma accompagnato da una misura di, come dire, di rilancio. Io non so cosa farà Hollande, che spero tanto vinca, ormai sperano tutti, perché può essere il punto di cambiamento in questa Europa che oggi, per colpa di alcuni governi, ha sbagliato passo. Allora, o l'ha fatto solo metà, diciamo, ha fatto solo il rigore e non ha fatto il resto, e questo metapasso è diventato deleterio, dannoso. Allora, Hollande dice che chiederà la revisione del fiscal compact. Io dico che va bene, se avrà la forza per farlo rivedere a livello europeo, va bene. La subordinata, che io penso, può anche essere quella di dire si approva, accompagnato però da misure di crescita. Si approva solo se c'è anche una parte della crescita. Nei suoi interventi lei ha parlato anche di crescita di qualità. Ora, siccome la crescita è diventata quasi una sorta di miraggio, ora, aggiungere anche qualità mi sembra che sia una sfida... Ecco, lei dice troppo ambizioso? È troppo... No. Guardi, dico è una parola scomparsa, come dire, dall'agenda, dalla roadmap europea, diciamo così, anche per le pressioni che ci sono. Lo so, prima si diceva buona occupazione, si ricorda l'agenda di Lisbona, esatto. Buona occupazione, non solo occupazione. Oggi manca così tanto che uno si accontenta anche della cattiva occupazione, però forse quando si fa un programma bisogna avere anche un po' di ambizione, diciamo, perché poi già la realtà ci porta a frenare. Cosa vuol dire di qualità? Non vuol dire che diventiamo tutti scienziati e che c'è posto di lavoro solo per i scienziati, c'è posto per i buoni tecnici, anche per dei buoni, diciamo, lavoratori manuali. Buoni cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo elevare il livello di formazione a qualunque stadio delle preparazione. Quindi tutta la parte, diciamo, dell'education, che non vuol dire che diventiamo tutti super dottori, ma vuol dire che la formazione è un elemento chiave. Senta, in questo grande, appunto, challenge, questa grande sfida. Esatto, tutta una grande sfida questa. Ovviamente l'accesso al credito alle imprese è fondamentale. Lei è per un modello sociale, come dire, importante. Ci diceva, come dire, fuori campo, che il ruolo delle banche crediti cooperative, sì, così. Ce lo dica. No, quanto è così, è fondamentale. Assentivo, non ero sconsolata come prima. Prima ho allargato le braccia sconsolata sul quanto passato. Quanto è fondamentale sul territorio. Sì, sì. Ecco, la mia attività nella Commissione Industria, che lavora per le PMI, che lavora per la crescita, che lavora, e l'Europa davvero ha tanti programmi, e non pensino coloro che ci ascoltano che facciamo solo parole, perché c'è questo programma per la ricerca Horizon 2020, per l'innovazione nelle piccole e medie industrie, ha una fetta proprio, quindi è le università e le eccellenze, ma è anche un pezzo
per le piccole e medie industrie. C'è questo programma COSME del commissario Tajani che è proprio sugli strumenti innovativi e finanziari per aiutare le piccole e medie imprese, anche quelle non particolarmente innovative, ma però utili al manifatturiero, e l'Italia è fatta di piccole e medie imprese. Anche perché senza accesso al credito non è possibile. Esattamente, esattamente. Quindi quella parte degli strumenti finanziari è particolarmente significativa, perché oggi le banche hanno chiuso un po' i rubinetti. Dicevo, questa parte io la seguo anche diciamo, coltivando con un intergruppo volontario qui in Parlamento il tema dell'economia sociale di mercato. Insisto nell'attaccare di mercato perché penso che dobbiamo capire che l'economia sociale fatta dalle imprese sociali, dalle cooperative, dalle imprese del no profit, dalle mutuelle, società mutualistiche, dalle fondazioni, non quelle bancarie, le piccole fondazioni, sono soggetti che operano nel sociale, ma sono soggetti del mercato. E quindi io tendo con queste azioni che stiamo facendo, il commissario Barnier l'ha capita e la sta traducendo anche in statuti per queste società, eccetera, a dire che questo è un pezzo importante del mercato europeo, non è solo un pezzo della socialità. Basti pensare per esempio alle banche. Banche di credito cooperativo, banche popolari, sono banche che non hanno uno scopo di profitto, ma operano ampiamente nel mercato. E se operano, prima cosa, questi soggetti dell'economia, queste imprese dell'economia sociale di mercato hanno perso pochissima occupazione, vuol dire che prima di lasciare a casa i lavoratori che sono soci delle cooperative ci pensano 10 volte, sono legate al territorio, quindi guardano molto l'economia del territorio. Terzo, quando diventano banche danno tutti i loro soldi al mondo dell'economia reale, non fanno la speculazione finanziaria. Aggiungiamoci anche che essendo sul territorio capiscono e comprendono quali sono le difficoltà delle imprese. Non c'hanno il rating, no? Delle società di rating, e per fortuna visto gli errori di tante società di rating, il loro rating è la resa territoriale. Le dicevo prima, ho visto una statistica per cui lo scorso anno le banche che hanno dato più impieghi, cioè più soldi nelle imprese, sono appunto le banche di credito cooperativo. Allora, ci aggiungiamo per chiudere questo capitolo l'innovazione e poi un altro passaggio di uno dei suoi discorsi che ci è piaciuto di più e che vogliamo, come dire, segnalare ai nostri telespettatori, che le istituzioni devono essere più forti dei mercati. Voltiamo pagina e parliamo di consumatori, perché c'è una grande novità sul roaming. Posso dirle una sola cosa? Certo. A proposito, lei diceva prima della challenge di questa Europa che ha davanti. Sì. Io ho parlato solo di contenere un po' questa politica tutta tesa al debito, ma a proposito di appunto come diceva adesso, insomma, l'Europa più forte dei mercati, le istituzioni più forti dei mercati con cui dobbiamo fare i conti, perché sono un soggetto anche legittimo. L'Europa vincerà la sua sfida se dirà una cosa che oggi non riesce a dire, anche per le resistenze della Germania, che l'Europa garantisce per tutti i paesi. Se l'Europa dicesse, mettendo il famoso fondo salva stati, firewall, muro di fuoco per evitare la speculazione, se l'Europa dicesse io garantisco che nessuno dei miei paesi può fallire, perché metto lì una riserva di risorse, faccio un muro di fuoco, che può garantire, però ci vogliono 1.000 miliardi in questo fondo, può garantire che nessun paese fallisce. Lei vedrà se la speculazione non va a cercare altri posti deboli del mondo. Magari per un prossimo appuntamento, perché più tardi di ieri un signore di una delle più importanti agenzie di rating ha detto che l'Italia sforerà il pareggio di bilancio addirittura. Guardi, al 2014. Sono le stesse agenzie, quindi, non tutte, ma esatto, che hanno detto che erano ottime le prestazioni, no, ma è curioso della Enron, che avevano dato un buon rating a queste. È curioso che questi signori lavorino a Londra. Lavorano a Londra, fanno parte di società che sono compartecipate da tanti, c'è un conflitto di interessi. Sì. Stiamo facendo un regolamento nuovo, io spero che sia coraggioso, che le lobby non ce lo facciano fare troppo, lobby finanziari, è troppo riduttivo, perché stiamo facendo un regolamento qui per regolamentare l'attività di questi signori delle agenzie di rating. Non avevamo dubbi che parlando con lei poi i temi da affrontare erano molti. No, non si preoccupi, tema, però abbiamo veramente pochi minuti per parlare del roaming, perché è stato raggiunto un importante raccordo sul tema delle tariffe che dovrebbero scendere entro il 2016. Sì, e siccome oggi viviamo soltanto di telefonia cellulare, anche per gli smartphone e vari servizi che sono inclusi, non è più la killer application, la voce, come dire. Esatto. Qual è questa questo novità? Punto. 2 anni fa abbiamo fatto proprio il roaming per fare le tariffe contenute, dando quasi delle tariffe, un tempo si diceva prezzo politico, insomma, stabilendo noi, che non è il nostro compito, le tariffe per contenere quei costi altissimi per il roaming voce. Cosa vuol dire voice? Vuol dire, insomma, le telefonate di voce. Poi adesso abbiamo fatto invece questo regolamento che abbassa tantissimo
il costo del roaming, cioè la trasmissione da stato a stato, per i dati, roaming data, cioè proprio i file, messaggi, filmati anche, perché incidono tantissimo. E sa che l'abbiamo scoperto prima di tutto dai giornalisti, perché succedeva che i giornalisti, arrivando a Bruxelles, facendo delle trasmissioni di documenti molto lunghi, eccetera, si trovavano poi tramite cellulari e apparecchi mobili, si trovavano tariffe pazzesche. Anche perché non ci sono più cellulari, ci sono sì, no, tutti tablet. I tablet, esatto. Comunque tutta la trasmissione. Allora, roaming voce, ci sono state resistenze, perché si diceva ma non tocca alle istituzioni regolamentare i prezzi, ma se noi non regolamentavamo, io stessa pagavo e continuo a parte a pagare cifre astronomiche. Allora, e ingiustificate, perché non c'è un prezzo maggiore, capisce? Fossero giustificate, ma siccome i grandi operatori fanno le loro convenzioni con gli operatori, gli italiani la fanno con i francesi, con i tedeschi, con tutti quelli dell'Unione Europea, e il traffico passa automaticamente su questi altri operatori, perché gravare così, che non si giustifica con i costi tecnici? Quindi questo è uno dei casi in cui l'Europa va proprio, diciamo, a toccare. Anche perché direi adesso questa differenziazione, appunto, roaming delle tariffe, siamo nel mercato unico europeo. Il mio gruppo ha annunciato ieri che non solo ha sostenuto questo roaming, che adesso deve finire il negoziato, anzi ha già trovato l'accordo, ma noi tendiamo a roaming zero, perché non c'è giustificazione, cioè telefonarsi da Francia a Italia deve costare come telefonarsi all'interno del paese. Onorevole Toia, lei ci ha lasciato adesso con altri argomenti da trattare, e quindi nel congedarla dobbiamo necessariamente, va bene, con grande piacere, anche perché i nostri telespettatori vorranno sapere di tante altre cose che avevamo promesso di trattare e non siamo riusciti, per la sua bravura e le competenze delle informazioni. È un modo educato per dirmi che sono andata un po' fuori campo. No, assolutamente. Scherzo, no, le dico che ci sono degli argomenti che l'Europa è talmente vasta, esatto, e talmente anche entusiasmante, esatto, questo vorrei dire, guai a vederla come il nemico lontano. E poi lontano. Se permette, l'Europa è un altro invito, insomma, per averla con noi. Grazie, con vero piacere. Grazie onorevole Patrizia Toia, grazie ai nostri telespettatori che hanno seguito questo numero dal Vox Box del Parlamento Europeo. Arrivederci.